La mia nuova sedia gira, quindi avrò seri problemi a stare ferma mentre filmo, ma ci divertiremo lo stesso. Ciao a tutti amici, come state? Spero bene. Oggi vorrei parlarvi di uno degli ultimi audiolibri che ho ascoltato e inizialmente non avrei voluto farlo perché questa sarà una recensione estremamente negativa, ma ho visto che questo libro sta circolando sempre di più, che sempre più persone lo stanno leggendo sia in Italia, visto che è uscito da poco anche in Italia, sia all'estero e questo mi fa sperare che più persone, più lettori saranno interessati a discuterne, confrontarsi, soprattutto quando le opinioni sono diverse, perché a me non è piaciuto per niente. Il libro di cui vorrei appunto parlarvi in questo video è Vox. Non mi ricordo neanche il nome dell'autrice. Al massimo dovrei sapere il suo nome per evitarla in futuro. Ma evitando inutili digressioni, di cosa parla questo libro? Ci troviamo nell'America contemporanea, è un romanzo distopico. 1 o 2 anni prima dell'inizio di questo libro è stato eletto un nuovo presidente, ha essenzialmente instaurato un regime di tipo dittatoriale ma mascherato da democrazia, in quanto tutte le donne, neonate, bambine, adulte, anziane, devono indossare un braccialetto contaparole che appunto conta le parole che pronunciano nel corso della giornata. Il limite che possono raggiungere è di 100 parole al giorno. Dopo aver pronunciato queste 100 parole, le donne o si tappano la bocca o riceveranno una scarica elettrica proveniente da questo braccialetto. E più volte oltrepassano questo limite, più la scarica elettrica che ricevono si intensifica. Ergo, le donne non hanno letteralmente più voce in capitolo. La nostra protagonista è una donna, il suo nome è Jean, lei è madre di famiglia, è sposata, ha 4 bambini e lei, prima che venisse imposta questa nuova legge, era una neurolinguista. Da quando è stato imposto questo nuovo regime, e naturalmente casalinga, perché le donne non hanno la possibilità di parlare fra loro, non hanno la possibilità di svolgere un lavoro dal momento che non possono parlare, e quindi apparentemente questo nuovo regime ha creato più posti di lavoro, perché a lavorare sono soltanto gli uomini, ha fatto crescere l'economia, perché le donne, non avendo la possibilità di parlare, possono spendere molto di meno, tutto quanto è controllato dagli uomini, quindi le donne non hanno accesso a stipendi, carte di credito, insomma, vengono a mancare tutte quelle attività che hanno come protagonisti le donne. A Matera c'erano le campane, qui ci sono le ambulanze, noi andiamo avanti. The show must go on. L'evento che spezza, che rompe questo apparente equilibrio è una malattia, ovvero l'afasia di Wernicke, malattia che riguarda la produzione e comprensione del linguaggio. Il fratello del presidente ha un incidente in montagna, forse, non ricordo, non è importante, soffre un trauma cranico ed è affetto quindi da questa malattia, l'afasia di Wernicke. E guarda caso, la nostra protagonista, prima di essere privata della parola, era una scienziata che stava proprio lavorando ad una cura per l'afasia di Wernicke. Viene quindi contattata dal governo americano, dal presidente in persona, e le viene assegnato il compito di continuare i suoi studi per trovare questa cura e quindi guarire il fratello del presidente. Per farlo, naturalmente, le viene tolto il braccialetto perché deve poter svolgere la sua professione, lavorerà in un team con altri 2 scienziati e quindi questo è l'obiettivo che deve raggiungere. Ora, io direi di cominciare prima con la parte prettamente letteraria per poi passare al messaggio e al contesto di questo libro. Per quanto riguarda lo stile dell'autrice, senza infamia e senza lode, quindi questo per me è negativo perché non ha un tratto distintivo, non ha qualcosa che mi fa venire voglia di dire sì, mi piacerebbe leggere altri libri di questa autrice in futuro. No, cioè, se non ha niente di distintivo, niente di caratteristico, a me viene voglia di evitarla.
evitare sia questo libro sia futuri libri che questa autrice potrebbe scrivere. Ma comunque, fosse soltanto questo, trattandosi di un romanzo d'esordio, non è che nasciamo scrittori, naturalmente si migliora con il tempo, ma visto che non mi è piaciuto niente di questo libro, il problema per me non si pone. Sicuramente da una parte è scorrevole in senso di stile, perché non è difficile, non è arzigogolato, non è complesso, le proposizioni sono molto semplici, tendono ad essere anche brevi, quindi appunto scorrevole, ma la storia in sé, almeno per quel che mi riguarda, non è stata scorrevole, perché ci sono continue interruzioni di flashback riguardanti il periodo in cui Jean, la nostra protagonista, andava all'università, e se da una parte queste digressioni sono funzionali, una parte di queste digressioni è funzionale perché introduce un personaggio che ritornerà più avanti nel libro, e soprattutto contribuiscono a creare questo forte senso di colpa che la protagonista nutre nei confronti del suo coinvolgimento nella vita politica, sociale, pubblica dello Stato dell'America, dall'altra sono veramente veramente troppe, cioè qua ci voleva un bel po' di editing, un buon editor, una buona editor che dicesse: ok, teniamo alcuni di questi flashback perché effettivamente possono essere interessanti, possono essere importanti, ma la maggior parte deve essere eliminata perché allunga inutilmente il brodo, e dopo un po' che la storia, che il carattere incalzante appunto del distopico, di ciò che stava succedendo nel tempo presente, veniva interrotto, io davvero non ne potevo più. Cioè mi veniva voglia di strapparmi dalle orecchie le cuffie e buttarle dall'altra parte della strada mentre correvo, perché in affitto enough, cioè adesso basta. E di personaggi, oltre ad essere incredibilmente bidimensionali, quindi personaggi fatti di carta e inchiostro e nient'altro, cioè mi verrebbe da dire, se proprio devo essere critica tendente al cattivo, questo libro è un young adult con personaggi adulti. Perché? Perché i personaggi sono molto immaturi, cioè tutte le azioni o sono infantili o sono troppo impulsive, e quindi manca tutto quel processo di riflessione e di elaborazione delle informazioni e che serve per costruire una reazione appropriata alla situazione. Tutto ciò che io mi aspetterei da un adulto manca completamente. Il finale era veramente troppo affrettato, la risoluzione è stata troppo brusca, troppo veloce, non chiara e troppo semplice, e qui ci iniziamo ad addentrare nel campo della storia, ma legata al messaggio di questo libro. Se la risoluzione è troppo semplice, vuol dire che la distopia non è stata ben costruita, è una distopia castello di carta. Difatti, alla fine della fiera, la distopia che viene costruita in questo libro, per me, non è minimamente credibile. È credibile nel momento in cui parliamo della condizione della donna, che nella società attuale non è delle migliori, sebbene sia stata decisamente peggiore nel passato, ma essendo nel XXI secolo ci si aspetta maggiore parità fra i sessi, per cui vedere cosa sta succedendo adesso, soprattutto in America, con le elezioni di Trump, con questi scandali di violenza sessuale che ne stanno uscendo di nuovi ogni giorno, insomma, si capisce perché questa situazione portata all'estremo, che è ciò che deve fare una distopia per essere appunto realistica, ovvero estremizzare un tratto della società contemporanea per far scattare l'allarme, per metterci sull'attenti e quindi farci riflettere su ciò che sta succedendo per non arrivare a quella situazione in futuro. Questa parte è abbastanza realistica, non è credibile come distopia perché succede tutto troppo velocemente. Forse sono ingenua, forse sono ottimista, mi rifiuto categoricamente di credere che quanto viene descritto in questo libro possa effettivamente succedere senza manifestazioni, senza ribellioni, senza guerre di donne
infuriate che si ribellano al potere, che si ribellano al governo. Io mi rifiuto, e non soltanto di donne, attenzione, ma anche di uomini, perché ancora una volta sarò ingenua, sarò troppo ottimista, ma io non penso che gli uomini siano un branco di maiali ignoranti, aggressivi. Io mi rifiuto, sarà che sono stata fortunata nella mia vita, non lo so, ma ho conosciuto tanti uomini, tanti ragazzi sensibili, intelligenti, rispettosi della donna, che difendono la parità dei sessi, che potrebbero definirsi femministi. Cioè, io mi rifiuto di credere che la società si riduce a questo. Capisco appunto che trattandosi di una distopia tutto ciò venga estremizzato, ma proprio perché si pone come una distopia vicina a noi, come un qualcosa di imminente, qualcosa di non troppo surreale, ma abbastanza appunto vicino alla nostra realtà, io mi rifiuto sinceramente di accettare tutto questo. E dico questo perché, visto il clima politico e sociale che ci circonda adesso, se vuoi scrivere un romanzo distopico moralista, perché questo romanzo è molto moralista, oh signore quanto è moralista, se vuoi scriverlo, io farei particolare attenzione a ciò che scrivi, perché penso sia molto più utile da un punto di vista sociale, civile, morale, etico, quello che vuoi. Penso sia più utile evitare tutti questi assolutismi e d'estremismi e invece cercare di promuovere un messaggio di unione, di cooperazione, di collaborazione, di difesa fra i due sessi, anziché questa rivalità, questa opposizione netta, questo contrasto che non serve al dialogo, che non serve alla società di oggi e che non serve veramente a niente e a nessuno. Perché queste radicalizzazioni, questi estremismi, queste opposizioni che non sembrano avere punti di contatto, sono quelle dei regimi dittatoriali, sono quelle del fascismo, sono quelle del nazismo, sono quelle delle sette religiose. Insomma, non riguardano situazioni o realtà particolarmente positive, ed è proprio ciò che troviamo in questo libro. In questo libro le donne sono ingenue, poverette, sottomesse, intelligenti, buone, virtuose e quant'altro. Gli uomini invece sono un branco di non so cosa, di animali, sono tutti cattivi, tutti aggressivi, tutti prepotenti, tutti che non rispettano la donna, cioè, ma anche no, non è realistico, cioè non è proprio realistico. Guarda caso, l'unico che si salva è l'amante della protagonista, ma vabbè, lasciamo perdere. Come se ciò non bastasse, c'è anche una specie di lavaggio del cervello per quanto riguarda il modo in cui una donna deve essere. La donna, se vuole essere femminista, se vuole essere donna con la D maiuscola, deve partecipare attivamente alla vita politica, deve mostrarsi, quindi non deve cercare di coprire o nascondere il proprio corpo, perché no, la donna non può essere timida. No, deve parlare, deve essere aggressiva, deve farsi vedere, deve mettersi in mostra, cioè no, calmi calmi, nel senso, non è che per essere donna bisogna avere per forza queste caratteristiche. E soprattutto il messaggio lampante di questo libro, che viene gridato ai quattro venti come se non ci fosse un domani, è che le donne soprattutto, ma tutti, devono partecipare a manifestazioni, devono essere coinvolti nella vita politica, come se la vita politica fosse l'unica vocazione che una persona può avere. Ma assolutamente no! Va bene che bisogna essere informati, va bene che non bisogna chiudersi in camera e ignorare completamente ciò che succede nel mondo, va bene che bisogna esercitare il proprio diritto e dovere di voto, ma ciò non significa che bisogna essere coinvolti a 360 gradi nella vita politica del proprio stato. Ma assolutamente no, perché se seguiamo questo tipo di ragionamento, allora tutti dovrebbero essere dottori perché bisogna trovare la cura al cancro, tutti dovrebbero essere scienziati e ingegneri perché bisogna trovare nuove tecnologie per salvaguardare l'ambiente e quant'altro, cioè allora tutti dovremmo fare soltanto un certo lavoro e cioè non ci sarebbero artisti, non ci sarebbero né
turbini, non ci sarebbero impiegati, cioè ognuno ha la propria vocazione, ognuno deve seguire la propria strada, ogni lavoro, ogni occupazione ha assolutamente dignità, importanza nella società, cioè tutti questi estremismi, tutte queste assolutizzazioni non vanno assolutamente bene in questo libro, cioè non ci siamo assolutamente, non so se mi sto spiegando come vorrei. C'è altro? Non penso ci sia altro, penso veramente di aver distrutto questo libro, poveretto, però se lo merita, perché veramente non, cioè per quel che mi riguarda non ci siamo proprio, né da un punto di vista letterario né da un punto di vista del messaggio. A me non è piaciuto, non so se si è capito, mi dispiace di essermi animata così tanto, di aver dato sfogo in modo così vivace ai miei pensieri, ma veramente alcune cose mi hanno fatto davvero innervosire, perché il messaggio, oltre ad essere davvero troppo palese, perché naturalmente i lettori non hanno cervello, no? Non sono in grado di avere uno spirito critico e di ragionare su un testo, no, cioè bisogna scrivere proprio le cose e servirle su un piatto d'argento, perché altrimenti non siamo in grado di capirle, siamo dei bambini ignoranti. E tutto questo estremismo, questa idea della donna o comunque della persona che viene imposta, no, cioè non ci siamo veramente, a parte il fatto che la storia era abbastanza noiosa, scontata, finale affrettato, cioè per me davvero non ci siamo. Dopo aver distrutto completamente questo libro, io spero che questo video vi sia piaciuto, non lo so, spero che vi abbia fatto riflettere, spero che dia origine a tanti dibattiti, scambi di idee, conversazioni, discussioni nei commenti, me lo auguro davvero, perché penso sia un tema molto importante, soprattutto oggi. Ditemi se avete letto questo libro, se siete o eravate interessati a leggerlo, se consigliereste altri libri che affrontano queste tematiche, sono sempre aperta a suggerimenti, consigli e quant'altro, e sebbene mi sia pronunciata in modo così forte contro questo libro, io sono sempre aperta alla possibilità di cambiare idea, insomma parliamone, perché la cosa mi interessa. Io la chiudo qui, ci vediamo presto con un altro video e auguro a tutti voi una splendida giornata, un bacio, ciao!